Il Tribunale di Trani compie 800 anni, che cosa significa questa ricorrenza, questo compleanno? Significa che è un tribunale valido, è un tribunale che ha il suo spessore, il suo prestigio. È un prestigio che è stato con gli anni, che è aumentato con gli anni per effetto della cultura giuridica, che è sempre stato un momento importante per questa comunità, per questo foro e per i magistrati che vi hanno lavorato. Facciamo anche un po' un bilancio a questo punto di quello che invece è lo stato della giustizia un po' in Italia. È una situazione difficile perché ci sono state molte riforme che si sono susseguite ad una velocità notevole in questi anni, per cui anche adesso abbiamo la questione delle spese di giustizia che dal 1° settembre opera con trasferimento delle competenze al Ministero. Però fino al 31 agosto non sapevamo ancora a che cosa andavamo incontro. Quindi in parte ci inventiamo il da farsi, ci riuniamo continuamente come conferenza permanente e a volte si ha l'impressione di girare a vuoto perché poi non c'è un riscontro ai livelli superiori. E il valore storico non lo posso dire io perché lo sto vivendo questo momento, lo scrivono i libri di storia, mentre posso dire che è un grande privilegio, un grande orgoglio per me amministrare la giustizia qui a Trani, nel circondario di Trani. Questo è un punto davvero unico che per tutti noi rappresenta motivo di grande orgoglio. Sono 800 anni, dal 1215 che Federico II consentì al popolo di Trani di essere giudicato da giudici tranesi, da giudici propri. L'onore, la festa è grandissima e va sottolineata, non può passare sottovoce. D'altra parte Trani è noto a tutti, è da sempre è stata fucina di arti giuridiche, a parte qualche scippo nell'epoca 1921, insomma, della Corte d'Appello da parte del governo Mussolini, insomma. Trani ha avuto sempre questa grande tradizione giuridica. Gli avvocati a Trani intendono coltivare, navigare sulla scia di questi insegnamenti, tentare di lasciare ai più giovani una traccia da poter seguire. Insieme a questo evento abbiamo fatto una piccola pubblicazione che raccoglie i dipinti di quegli avvocati illustri che adornano le sale del nostro consiglio e una piccolissima parte dei testi, delle 500 che conserviamo nella nostra biblioteca. Sono opere uniche di livello grandioso e ci danno la misura della nostra avvocatura. È un'avvocatura che è potuta così anche salire in alto perché ha avuto sempre la capacità di confrontarsi in modo schietto, libero e lineare con una magistratura di livello altrettanto alto.